tutti, io sono Nanni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi nuovo tag dove parliamo di BookTube e mi ha taggato Nick di Duca VP che mi ha minacciato di fare questo tag, ovviamente scherzo, e vi lascio il suo canale e il suo video giù in descrizione e su nelle schede, dovete assolutamente recuperare tutti i suoi video, iscrivervi al suo canale perché a parte che è una persona meravigliosa, e però cioè io lo adoro. E partiamo subito con le domande, io le leggerò qui e saranno in inglese, quindi dovrò un attimo leggerle e poi tradurle e risponderò. Prima domanda: was something about you told you about BookTube before you started your channel? Quindi qualcuno ti ha mai detto qualcosa riguardante BookTube prima che tu aprissi il canale? Sì, a differenza di altri miei colleghi. E io ovviamente ho chiesto consiglio ai booktuber che seguivo prima di, e che seguo ancora comunque, prima di aprire il mio canale, e io ci ho messo veramente una vita a aprire il canale, veramente, e mi hanno parlato tutti molto bene di BookTube, mi hanno dato tantissimi consigli per intraprendere questo viaggio, però purtroppo mi hanno anche messo al corrente di tutte le cose negative, non tutte ovviamente, però diciamo di quelle più grandi, più meschine di BookTube, diciamo così. Quindi sì, di qualcosa ero già al corrente. Seconda domanda: what's your opinion on typical BookTube videos? About to be a whole etc. Allora, a me piace farli. Io li faccio e mi piace tantissimo farli. Per quanto riguarda le TBR, diciamo, sono un po' contraria, anche se in realtà io le faccio, però poi le rispetto poco. Ultimamente sono stata felice perché ho praticamente seguito il 90% delle TBR che mi ero fatta, che mi ero prefissata, quindi sono molto contenta, ma di solito non le seguo, quindi intendo farne di meno. Io le faccio più che altro per mettermi un limite alle mie compere, diciamo, devo leggere questi prima di comprare altri libri, però poi vado sempre a nuso, sì, che cazzo so dire, vado molto a naso. E invece per quanto riguarda il book haul e i wrap up, mi piacciono perché mi piace farli che guardarli tantissimo, perché è un modo per consigliare i libri e per farsi consigliare i libri, quindi approved. Terza domanda: what's the perception you have about BookTube before you enjoyed? Was it proven to be correct or not? Quindi quali sono state le tue opinioni di BookTube prima di aprire il tuo canale, se poi si sono verificate oppure no? Allora, io pensavo che nessuno potesse condividere i miei interessi, che nessuno si potesse interessare a ciò che dicevo, che poi non si sta verificando questa cosa, anche se molto lentamente stiamo crescendo e questa cosa mi fa molto piacere. Poi pensavo che non potessi incontrare nessuno diciamo come amico, diciamo, nessuna persona come amico, booktuber, collega, diciamo. Invece non si sta verificando niente questa cosa, perché molte persone, diciamo, alcune persone booktuber in realtà stanno diventando amici, quindi questa cosa mi fa molto molto piacere. E riguardante le altre cose, sinceramente non lo so, perché sto ancora carburando le mie idee su BookTube, devo ancora capire come funziona dopo un anno, però diciamo che le due cose principali erano queste. Quarta domanda: what is something you've done that's a culturally helped grow up your habits? Allora, cosa fai o cosa hai fatto per aiutare il tuo canale a crescere? Allora, io in realtà all'inizio niente, perché non sapevo ancora come far crescere il mio canale. E diciamo, poi io ho iniziato un po' a spammare i video di qua di là sui gruppi Facebook, su Instagram, però poi diciamo che mi sono resa conto che non è il modo giusto per far crescere il proprio canale. A parte che penso, come tutti gli altri, che i numeri non facciano assolutamente la differenza. Io ogni tanto spammo ancora, però veramente molto molto raramente. Se voi entrate in gruppi Facebook di BookTube o YouTube in generale, vedete veramente pochissimi miei video spammati, perché mi sto rendendo conto che non è il modo giusto per farsi conoscere. Poi ovviamente, ripeto, i numeri non fanno la differenza, basta semplicemente fare ciò che vi piace, dite quello che vi piace, quello che vi pare, ovviamente nel rispetto degli altri e anche per voi stessi. Questo sicuramente è una cosa molto importante, ma in tutti gli ambiti. E quindi diciamo che io uso, diciamo,
minimo per crescere per far crescere il mio canale, perché prima di tutto perché mi piace poter condividere con più persone possibili la mia passione, ovviamente i miei video, ma è solo per scambiare opinioni e parlare di libri e non perché mi interessi avere un numero alto di iscritti o di visualizzazioni o di like o quant'altro. E uso le cose minime che offre YouTube per far apparire il video sulle home degli altri. Poi ovviamente sarà l'utente che guarderà il mio video o i miei video se vorrà condividere questo viaggio con me. Io non obbligo ovviamente nessuno. Quinta domanda: what's a common mistake you see new booktubers making or one that you made? Allora, io sinceramente, essendo nuova anch'io, non lo so, sinceramente, non ho visto moltissimi nuovi booktuber che sono nati dopo di me, quindi io non lo so quali errori potrebbero fare, perché la domanda ti chiede questo: quali errori vedi nei nuovi booktuber o uno che fai tu? Io sicuramente un errore che ho fatto, appunto, come dicevo prima, spammare i video tantissimo, e non è il modo giusto per farlo, per crescere il proprio canale, appunto. Quindi questa domanda non so tanto rispondere, appunto, so solo che il mio grandissimo errore è stato questo. Un altro errore che vedo spesso è quello di spermarsi sotto i video degli altri, tipo, io faccio questo, io faccio quell'altro, iscrivetevi, guardate. No, le persone non lo guarderebbero mai i tuoi video se tu ti spammi così, no, non cliccherebbero neanche sul tuo canale. Io questa cosa la evito, la voglio evitare, e per fortuna sotto i miei video non mi è mai capitato, solo che vedo molto spesso magari sotto i video di booktuber un po' più grandicelli di me, che hanno sotto i video spesso commenti di questo genere. Non lo fate, io non l'ho mai fatto, eppure sto crescendo lo stesso. Stessa domanda: what are your thoughts of working with publisher sponsorships? Allora, la domanda chiede se ho mai lavorato con sponsorizzazioni, case editrici, cose varie. No, non ho ancora avuto l'esperienza di farlo, quindi non so che cosa rispondere, ovviamente, perché non l'ho mai fatto, quindi non lo so. Però mi piacerebbe molto, in realtà. Anche se, come diceva Nick, la lettura è un piacere e non un lavoro. Però magari, perché non rendere un lavoro anche un piacere? Magari se le case editrici mi inviano un libro, io lo leggo molto molto volentieri, e magari mi fanno conoscere un autore nuovo, un libro nuovo, un titolo nuovo, e che ovviamente quel libro può piacermi o meno, non mi interessa. Poi quando andrò a recensirlo, spero di poter fare una recensione molto molto oggettiva del libro, come faccio sempre. Poi, settima domanda: do you think YouTube is dying? Quindi, pensi che YouTube stia morendo, comunque scomparendo? No, non credo, perché io seguo sempre gli stessi booktuber in realtà, anche se sono parecchi, e loro continuano imperterriti a fare booktube, perché è una cosa che mi piace, ovviamente, anch'io continuo, ho iniziato e per il momento ho intenzione di continuare. E non penso che stia morendo, anzi, stiamo crescendo tantissimo. Io seguo YouTube praticamente da 3 anni e mezzo, quasi 4, e quindi in questi 4 anni diciamo che non ho visto il YouTube morire, ecco. Anzi, prima erano i booktuber molto pochi, adesso sono praticamente moltiplicati, ci stiamo moltiplicando come i pani pesci. 8, tag your friends. Io non ho molti amici booktuber, diciamo, da taggare, però voi che avete un canale YouTube, booktube, qualsiasi cosa voi abbiate, fatelo, fate questo tag se volete, ovviamente. Io vi invito a farlo perché è un modo di esprimere la vostra idea su booktube, ecco. Allora, io ringrazio Nick per il tag. Mi ha fatto molto piacere rispondere a queste domande, perché so che tu lo volevi il mio parere. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!